Buongiorno, sono le 5:39. Io sono sveglia dalle 4. Poi ho dormito un pochettino fino alle 5 perché le bambine si sono svegliate a momenti alterni. Ragazzi, sto morendo di freddo. Ieri mattina c'erano 13 gradi. Il bello è che ho messo via tutte le coperte, le cose da divano che io ho. Quindi sto morendo di freddo, infatti oggi, ed è tantissimo che non facevo colazione così, mi sono fatta un tazzone di tè. Tra parentesi, mi sa che non le ho fatte vedere in nessun video della spesa, ma forse in un vlog. L'ultima volta che sono andata, l'ultima, vabbè, che sono andata alla Lidl, ho preso questi due infusi, quindi ero convinta di bere tè. Vabbè, è lunedì mattina, quindi che ti sia concesso. Allora, il Turkish Style, che è quello che sto preferendo di più e non l'avrei mai pensato perché è con la mela e l'odore non mi faceva impazzire. Questo è mele e fichi. Sì, non so se. Mentre l'altro è il Moroccan Style con la solita grazia che mi contraddistingue nell'aprire le confezioni. Questo ha il gusto di miele, e miele e menta. Molto. Ci sono anche le foglie di mora dentro. Comunque, mi sono piaciuti veramente tanto e costavano poco. Adesso lo tengo in infusione, ma proprio per bere qualcosa di caldo. È lunedì, inizia una nuova settimana. Sinceramente non ho grandi programmi. Sì, dovrei sistemare casa. Perché, come al solito, questa è la ripresa strategica. Devo piegare ancora un'asciugatrice, perché sono tornata alle asciugatrici visto a. Come si dice, vista il tempo, ecco, anche perché ha piovuto anche tanto, ma e comunque mi manca il piumone, mi manca il piumone. Vabbè, basta con sta frigna. Ok, io adesso mi guardo qualche video. Mi ero rimessa un po' a letto, cioè ormai è andata. Non importa, ho dormito bene, cioè ho dormito a sufficienza perché anche se mi sono alzata alle 4:30, comunque ero andata a dormire alle 10, quindi appena le bambine si sono addormentate sono andata a dormire anch'io. E ci vediamo dopo e buon inizio giornata e mi devo un attimo, come al solito, dovrei riuscire a fare il video di aggiornamento bypass se riesco oggi. Ma tanto oggi va online il video degli acquisti della settimana, stasera però. Sì, mi sa di che ho girato sabato. Vabbè, comunque. Lo scopriremo solo vivendo quello che succederà. Ci vediamo dopo. Allora, sono appena uscita dall'ufficio. Ero convinta. Allora, stamattina avete visto a che ora mi sono alzata? A un certo punto alle 7 ho detto, adesso vado a svegliare le bambine. Mi sono appoggiata sul letto. Spam 8:05. C'era Stella che si è lavata i denti alla velocità della luce, proprio secondo me si è fatta male. Ci siamo preparate in niente, sono riuscita anche a truccarmi. Vabbè, più semplice quando sai, fai la doccia la sera e sei già tutta profumata, pulita, non devi fare molto, faccia, denti e cose intime, ecco. E quindi per fortuna che abbiamo fatto questo. Ho messo il jeans, forse ho sbagliato a metterlo, sono andata a prendere le bambine a scuola. Ho messo il jeans, forse ho sbagliato perché adesso inizia a fare caldo, però no, stamattina faceva freddo. Oggettivamente stamattina faceva freddo. Io stamattina è volata come mattinata per essere un lunedì e mi fa un po' strano perché io ho le abitudini del lunedì. Cioè,
cioè io so che lunedì devo fare alcune cose, sono, sempre detto che sono vecchia, sono abitudinaria io, perché io sono come i bambini, la routine mi crea tranquillità, quindi mi aiuta a controllare anche addosso. Adesso iniziano le vasole, siamo nel centro storico, le vasole sono i pietroni. E quindi dai, balliamo un po' di tagadà che non fa mai male, gente che mi guarda perché parlo da sola, ma io parlo da sola anche quando non c'è il cellulare. Vabbè, per non farvi venire il mal di mare vi saluto. Ci vediamo dopo, sto prendendo una scorciatoia per arrivare a scuola prima, così poi vado a prendere un po' di verdura. Oggi ho la voglia di scarola. Appena visto un signore che conosco, che si chiama Felice. Credo che in 20 anni che io lo conosco, è molto più grande di me, io non l'abbia mai visto ridere. Era un amico di mio padre e quando mia sorella, quando telefonava a casa e rispondeva a mia sorella, lui diceva: pronto, sono Felice. Mia sorella rispondeva sempre: e io sono Gaia. E ce la ridevamo noi su questo, ma lui non ha mai riso a memoria proprio mia. Vabbè, ci vediamo dopo. Tra le nuove abitudini me ne è toccata una spiacevole. Pulire tutti. Perdonate il chiuso, ma sto per uscire. Se riesco a... Sì, amore santo. Sto pulendo tutti i vostri giocattoli. Sei contenta? Vieni un attimo, vieni. Vieni qui. Li ho lavati con acqua bollente, pieni di sabbia perché ieri siamo andati un po' al mare, vero? Stella, sono tutta bagnata di sporchi perché naturalmente cercando di... Dopo, anche a te. Il momento della stupida era. Vai un attimo, vai a finire di metti. Ciao! Ma perché mi insegni questa cosa da bambino? Ok, basta ora. Vai a finire di mettere a posto fuori, dai, così possiamo andare. Possiamo uscire, forza? Stella, se non metti a posto non usciamo. È facile. Vabbè. Comunque sì, siamo andati mezza giornata al mare perché era anche brutto tempo e quindi i giocattoli, il mare era agitatissimo, non siamo riusciti a pulire i giocattoli e me li sono portati in sporchi di sabbia e quindi li sto pulendo ma mi sto lessando le mani perché non è che mi posso mettere a insaponarli uno per uno, li sto sciacquando con acqua molto molto bollente e poi li metto ad asciugare fuori. Quindi stiamo parlando di... perché io ho voluto comprare anche, come si chiama, la carriola, i secchielli, tutto doppio, 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 doppio. Vabbè. Tra poco usciamo. Un altro linguaggio lo possiamo usare? Muoio. Queste sono le cose che a me mandano i pazzi che non sentono in casa, sentono fuori e che mi fanno innervosire. Vabbè, ci vediamo dopo. Mo io forse lo dico anch'io però, mo io forse a ragion di cose lo dico anch'io. Devo comprare e una bimba. Vediamo che cosa riesco a trovare. Ci sono i soldi anche. Quello bello. Questa. Che meraviglia! Che questo è il gatto. Va a finire sempre che prendo qualcosa anche alle gemelle, ma è la collezione nuova, mi sa, questa. Mi sa di sì, questa musica è uscita. Che carino. Cioè, si porta la danza, si porta il sale. Allora, sono andata a prendere il pensiero per la bimba e l'ho lasciato in macchina perché tanto... Dopo glielo devo andare a portare. Il buio in questa casa alle 5 del pomeriggio proprio.
E poi sono andata a prendere dei quaderni che mi hanno chiesto all'asilo per le bambine per iniziare il corredo dell'anno prossimo. E io ho preso. Non c'era granché di scelta. Io poi li prendo tutti diversi, però insomma non sono male questi. E sono quelli con i quadrettoni naturalmente, e però mi hanno fatto prendere anche due di quelli dalla prima elementare, nonostante loro siano all'ultimo anno di asilo. Credo che stiano sperimentando tentativi di scrittura. Comunque, aspettate. Cattiva abitudine, mi tolgo le scarpe senza slacciarle. Lo faccio sempre e poi mi irrito così tanto dopo quando devo rimetterle perché le devo sganciare prima, slacciare poi. Perché ho portato i quaderni a casa che dopo li devo portare a scuola domani, li potevo lasciare in macchina. Con questo fatto delle abitudini ci sto pensando da stamattina, ma lo sapete, so che mi vengono in mente tutte cattive abitudini che ho. Ad esempio, dimentico le cose in macchina da portare in lavanderia. C'è una maglietta di mio marito che ce l'ho da una settimana lì e me la scordo puntualmente, ma è lì, ci passo davanti la mattina. Comunque, volevo vedere se riesco a girare il videotag sulla mia gravidanza, perché me l'avete chiesto e mi avete chiesto anche un altro video, un po' di persone me lo stanno chiedendo, di fare uno sfogliamo insieme, che è tantissimo che non lo faccio perché tra le cattive abitudini che ho preso non sto leggendo più e quindi non sto comprando giornali. E aspettate, adesso vi dico una buona abitudine perché se no sembra veramente che. Una buona abitudine. Saluto sempre. Saluto sempre e do sempre del lei. Mi lavo le mani dopo essere andata in bagno. Faccio la raccolta differenziata in maniera precisa. Ragazzi, non mi vengono in mente di abitudini buone. Metto sempre la crema e mi strucco sempre. Eccola, questa vince tutto, tutto. Posso essere anche stato comatoso, ma mi passo una salvietta, non vado mai a letto truccata. Sarà capitato nemmeno 5 volte in 25 anni di 25 anni di vita. No, vabbè, adesso vedo se riesco a girare il videotag e poi dopo vado a prendere le bambine, dovrei fare dell'altro. Oggi ho messo la borsa quella nuova. Mi piace, lo sapete, è molto molto capiente. L'ho riempita immediatamente all'inverosimile e basta, e basta. E dovrei fare anche merenda. Io un po' di Pitito Lupigno, come dice Camilleri, mi viene anche a me, solo che lui trova le sarde a beccafico, io. Mi sa che non ho un granché, eh? Mi sa di no. Ma il solito basta col pomodoro, ti risolve la merenda. A dopo. Buongiorno. Allora, chiudo il vlog di ieri stamattina, che è The Day After, perché ieri sera però ci siamo ritirati tardissimo, ero da mia cognata, abbiamo fatto molto molto tardi. Quindi poi sono andata a dormire, non prima di essermi struccata. Quindi. Io vi auguro una buona giornata e credo che il frigorifero si stia rompendo per l'ennesima volta, non dico niente, ma mi sa che è così perché continua a caricare. Un no frost che diventa frost. Ma manteniamo la calma e iniziamo questo martedì con il sorriso, perché quello ci vuole nella vita, sorriso. Poi ci vuole anche il culo, che io modestamente non ho. Però iniziamo dal sorriso, il culo arriverà. E il culo inteso come fortuna, eh? Quindi, vabbè. Al prossimo video, ciao.